WinPage Junior M. Vediamo come attribuire un tipo di giustificativo ad un dipendente. Clicchiamo sul cartellino ed attribuiamo ad esempio giustificativo malattia sul giorno 25, quindi in corrispondenza del giorno e del giustificativo. Clicchiamo sulla freccia in basso. Selezioniamo e diamo conferma. Con il tasto giustifica invece possiamo attribuire un tipo di giustificativo su più giorni, ad esempio dal giorno 26 per l'intera settimana. Clicchiamo su scelta giustificativo. Selezioniamo, diamo conferma e ancora memorizza. Naturalmente in questo periodo possiamo anche inserire un periodo futuro. Abbiamo visto come attribuire un tipo di giustificativo su più giorni ad un dipendente.